Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo episodio di Air Survivor 4. Dopo una lunghissima pausa e di circa un mese sono tornato sul canale e torno ovviamente con l'Italia, con la nuova DLC. L'idea che ho di questa partita è quella di andare verso una monarchia, quindi cercheremo di fare insomma il primo focus che onestamente sono sincero non ho idea di come funzioni, quindi siamo un po' alla cieca. E di andare poi a deporre Mussolini e instaurare una monarchia. Questo, diciamo, è un po' l'intento che ho di fare in questa partita. Ci riusciremo? Boh, non lo so. Considerate che io ho aperto Air Survivor oggi. Oggi per me è il 2 ottobre, quindi probabilmente il video uscirà il 3. E non ho la più pallida idea di faccio entrare il cane che logicamente rompe i coglioni ogni volta che io faccio i video. E non ho la più pallida idea di come funzioni questo nuovo focus tree. Ho letto qualche cosina, ma non ne sono eccessivamente sicuro. Allora, abbiamo dei nuovi focus, dei nuovi National Spirit, ricostruzione industriale che ci dà, vabbè, questi li abbiamo visti anche nello scorso video, comunque ci dà una serie di sconti su Aircraft Designer Cost, sui tank, sulla navale, sull'industria, sul Material Designer Cost. Aspettate, che mi sa che forse ci siamo persi qualcosa anche qui. Forse qua. Forse è l'equipaggiamento. La velocità di conversione dell'equipaggiamento. Perché il focus stream mi sembra decisamente identico. Sì, non mi sembra che hanno cambiato grandi cose qua. L'artiglieria è identica. I tank sono identici. Compagnia di supporto pure. E anche qui pure, quindi non è cambiato nulla. E probabilmente sarà una cosa prettamente italiana. Industrial Concern Cost. Non so bene cosa sia. Vabbè, lo capiremo. Military Industry. Allora abbiamo Armor Research Speed meno 15%. Velocità di ricerca degli armamenti. Delle armi meno 15%. Artiglieria meno 15%. Air Research Speed meno 15%. Anche quella navale. La Production Efficiency Cap meno 10%. L'efficiency grow meno 5%, questo è male. Production efficiency base meno 5% e l'output meno 10%. Questo va cambiato. Scusate, ma ho un po' di mal di gola oggi. E poi abbiamo Regio Esercito, Regia Aeronautica e Regia Marina. Regio Esercito, Regia Aeronautico e Regia Marina. E che ci danno attualmente una serie di malus. E questi potranno poi essere potenziati nel nostro focus tree. Se non vado errato, con i relativi rami. Quindi dovremmo avere una sorta di, ecco, vedete per esempio, Army Leaders modifica Regio Esercito con questi bonus. Dopodiché abbiamo i soliti partiti: Partito Popolare Italiano, Partito Comunista Italiano, Partito Nazionale Fascista e Partito Nazionale Demonarchico. Ok, siamo sempre con i classici, le classici leggi. Abbiamo tutte delle nuove decisioni. La seconda Italo-Ethiopian War con degli effetti che onestamente non so bene come saranno, ma non mi sembra che l'Etiopia sia decisamente forte, sono sincero, mi sembra la solita facile conquista. E abbiamo però basta. Basta. Ah, dobbiamo vedere i generali, ecco che cosa dobbiamo. Ah, no, abbiamo anche un'altra cosa da vedere. Allora abbiamo le camicie nere che hanno un po' di HP, organizzazione 45. Ma vabbè, giustamente la difesa è alta, l'attacco è molto basso, insomma non sono veramente il massimo. Non so, forse è meglio una divisione questa qui? A metà di sì. Perché qua abbiamo anche l'artiglieria però, eh. Qui no, questa non la possiamo modificare. È abbastanza economica. 610, 6300, 610, 30. Sì, vabbè. Divisione Celere, divisione Coloniale, vabbè queste sono le stesse, semplicemente che hanno aggiunto delle concine. Abbiamo qui siamo alle irregolari. Difesa 18. Ma non lo so, non mi fanno impazzire sinceramente. Forse devo ancora capire come strutturarle. Allora andiamo a Comandi. instaurare subito qua il nostro plotone. Allora, abbiamo Giovanni Messi, Ugo Cavallero, Ettore Baldassarre. Ok, lui è nuovo questo ragazzo. Engineer, Recorriver e Fort. Reckless, ok. Old Guard.
Ok, questo buca i forti praticamente. Ok. Vabbè, hanno aggiunto dei generali nuovi. Nulla di che, comunque, tutti piccolini. Vabbè, giustamente l'Italia non è che era proprio il massimo in termini di generali. Però qualcosa di interessante c'è. Qualche infantry leader ci sta. Panzer leader ci sta. Quindi, insomma, qualche cosina c'è. Allora, io per ora metterei messe. Comandi. Andiamo a vedere invece i nostri field marshal. Che ci abbiamo? Ah, Italo Balbo è passato come field marshal. Ok. Non mi ricordo se lui era già un field marshal. Mi sembra di sì. Emilio De Bon, pure lui mi pare. Allora, lui che c'ha? Leader experience gain. Ok. Ma non è il massimo. Un cavaliere livello 2 però. Vabbè, mettiamo Rodolfo Graziani. Che comunque è quello un pochino più grosso. Ci riportiamo su lui. Anche perché c'ha un bonus anche nel deserto. Anche se qui non ci sono deserti, ma ci sono principalmente montagne. Sì, mettiamo lui. Allora, come bonus ti vado a dare per ora nulla. Per ora nulla. Pronto all'azione. Quindi mettiamo un altro, Sì, così signore. facciamo fare un po' di esperienza anche a lui. Mettiamo cavallero. Sì, metterei lui. E gli andrei ad assegnare Ordini. altri due ragazzi qui e altri due ragazzi qui. Perfetto. Pronto, signore. E vai. E Attento. tu vai. Perfetto. E poi facciamo un bel piano di attacco qui, come abbiamo sempre fatto. E poi un Pronto. bel piano di attacco di qua. L'aviazione, che hanno cambiato anche questa. Questa poi dovremo un attimino capire come sistemarla. Però l'hanno sistemata a livello grafico e ci sono molte modifiche in questa schermata. Lo faccio vedere subito. Vedete, adesso possiamo personalizzare il nostro aereo dandogli, vabbè, delle icone un pochino personalizzabili e possiamo anche scegliere i tipi di armamenti. Poi su questo magari ci facciamo un video a parte. Quindi per ora ci teniamo quello che abbiamo, anche perché anche io mi devo un attimino documentare bene al riguardo. Però sicuramente qualche aeroplanino me lo voglio portare anche qui. Ok. Poi. Le nostre ricerche. Andiamo sempre sulle classiche, quindi con un po' di produzione, che fa sempre bene, e costruzione, che anche qui fa sempre bene. Però ci abbiamo 198 giorni. Diciamo che andare su roba militare non conviene. Prendiamo lui che ci dà un 5% in più, che è buono come il pane. 174 giorni. Lo so, però quella ci serve perché a livello di industria e ingegneria non possiamo far più niente, mentre magari avere gli armamenti di supporto del 1918 potrebbe essere una cosa buona e giusta. Abbiamo delle civili libere. Andiamo a costruire un po' di civili, le buttiamo in Emilia Romagna. Abbiamo delle militari. Allora, spengiamo tutto. Allora, sicuramente ci serve. Infantry ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, i tracker ce li abbiamo. Un treno mi serve. Quindi, un treno lo facciamo. L'artiglieria mi serve. L'antiaereo, per ora una poggiamola. Carri non mi servono a nulla. Questi li togliamo proprio. Per quanto riguarda invece gli aerei. Interwar è Basic Medium Airframe. Questo è un bombardiere tattico. Combatti in aria? No. Close Air Support. Ok. Air Defense, Air Attack, Agility. Close Air Support. Fatemi però vedere un attimino. Basic Small, ok, sarebbe lui. Basic Small dovrebbe essere lui. Allora, voglio capire un attimo. Perché tu non c'hai una. Infatti non c'è, non sei un fighter. Non ce l'ho qualcuno che sia un fighter decente. No, tutte bombe. Quindi non ho fighter per ora.
C'ho solo questi. Pessimi. Interwar close e support. Interwar no. Questo no, via. Allora, dopodiché mettiamo qualche cosa qui. E i track uno per ora va bene. Lo mettiamo così. Ok. Ci siamo. Andiamo a sistemare le navi. Cerchiamo di fare una bella cosa con le navi. Allora, questa la possiamo finire. Queste pure, queste finiscono nel 37. Queste cruiser via. Allora no, il sottomarino lo lasciamo, però queste sono delle heavy ship. Butterei anche loro quasi quasi. Questa mi esce nel 36, quando? Il 18 agosto. Questa la butto. Non ce l'ho un destroyer piccolino, vero? No. Ok, per ora facciamo così. Wow, so. Anche i messaggi che volano, che non ho silenziato nulla. E per ora facciamo questo. E dobbiamo però mettere un attimino nella mia flotta. Me la devo un attimo sistemare perché ho bisogno di alcuni puntozzi da fare. Per quanto riguarda il focus nazionale, questi qua mi si sbloccano in automatico, quindi non li vado a prendere. Vorrei però la roba industriale. Allora, qua mi aggiungi infrastrutture. Vorrei delle militari, sono sincero. Forse loro, civili. Sì, mi sembra questo il ramo. Mi sembra questo il ramo industriale, perché qua c'è i rami militari. Questi sono i rami politici, quindi attualmente non mi interessano. E sì, il ramo industriale mi sembra lui. Qua ci abbiamo della logistica, quindi andiamo di qua. Vai. Dopodiché abbiamo un po' di giovanotti che stanno fermi, li mettiamo qui. E questo l'abbiamo sistemato, non ci sono template, insufficienti. Vai, direi che possiamo partire. Direi che possiamo partire, uno start sicuramente diverso, non poi così tanto diverso, ma sicuramente diverso. Allora, questa guerra la vogliamo finire in che modo? Perché che dice questo focus? Vediamo un po'. Struggle in Ethiopia. After following the mission, conquer northern Ethiopia e conquer southern Ethiopia. Issued by Benito Mussolini in gennaio del 36. No, io... Vabbè, a parte che li posso fare ovunque. No. Sì, li posso fare ovunque, non è un problema. Però questo sarebbe lo struggle. Devo fallire, altrimenti c'ho problemi col fascismo. Ah, questa la devo fallire. Conquer Northern Ethiopia. Livello 1. Livello 2. Complessa questa cosa. Cioè, una guerra semplice. Allora, per ora andiamo verso la, la classico diciamo il classico percorso che abbiamo sempre fatto. Pronto, signore. Stiamo anche facendo un po' di esperienza. Sì, anche i generali. Però non vincono, forse andiamo a velocità 4. Siamo un po' più veloci. Allora, vuole escalation increase di 1. Guadagna l'effetto, mettiamo in pausa. E, attack bonus contro il paese. Se lo scusate, c'è una parentesi troppo. Oppure, we need to be... Out of Trisha, supply consumption organization. Ma io direi questo. Army organization... Però War Escalation incrementa di 1. Allora, ma che cosa cambia? War Escalation. Etiopia può richiedere un embargo. Internal Reputation Grows. No, non la voglio incrementare perché non ho ben capito che cosa fa. Ah, queste sono le missioni. Ok, ok. Quindi se le fallisco... Mi cambi questa cosa. Che sarebbe... Quello che ho, di cui ho bisogno, perché qui suppongo che la monarchia, esatto, quindi comunque la devo fallire questa missione. Quindi questa missione va fallita.
Il sud dell'Etiopia lo devo conquistare, quindi fermi. Avanzate! Fermo ragazzo, non ti muovere da lì. Voi potete muovervi. Ok, quindi questa la voglio cancellare un attimo. La voglio cancellare. Me la voglio tenere questa missione. E per ora facciamo così. Ok, perché così quel territorio io non lo tocco, praticamente. Esattamente, non lo tocco. Vai. Continuate l'attacco. Voi andate avanti. Ok. Perché qui abbiamo invece il sud dell'Etiopia, no? Esattamente, quindi posso continuare su questo fronte. Mi sta benissimo. Qui abbiamo degli aerei, mettiamoli. Anche qui non li stiamo facendo svolazzare, li facciamo svolazzare ora. Ah, ti sei ripreso il territorio? Sei riuscito a... Ah no, non l'ha ripreso, ok. Abbiamo dei dock liberi. Allora, io ho necessariamente bisogno che voi vi esercitate un attimo, perché ho bisogno di iniziare fuori, di tirar fuori dei destroyer tozzoni. Quindi ho bisogno di qualche puntozzo qua. Allora, la potrei migrare tutta questa robaccia, eh? Sono sincero, potrei tranquillamente farlo. E adesso probabilmente lo farò, perché mi sto annoiando. Sto sotto di nulla. Mangiamo la gomma, per ora va bene. Quanto mi rimane? 164 giorni, cioè mezzo anno però, capito? Mezzo anno, un botto. Ma andiamo rapidi a velocità 5. Allora, abbiamo fatto le nostre autostrade. Continuerei con civilian. Allora, qua mi dai una civile. Qua mi dai due civili e 8 di produzione. Mila di rifaction. No, preferisco questa. Qua mi dai due militari. Preferisco lei. Poi mi porti con la gomma. E poi mi dai un bel po' di robaccia qua e qua. Sì, preferisco lei. Allora, prendiamo lei, la power plant, perché comunque mi dai la velocità di costruzione degli civili. È un ultimatum from Italy? No, facciamo questo, perché voglio cambiare il partito. Quindi meno 5%, via. Eccoci qua. Certo, siamo popolari, eh. Questo non mi piace molto. Mazza, comunque devo dire che esistono i giovani, eh. Sono coriacei. Non sono per nulla. Allora, fermiamo un attimo l'addestramento di queste navi e abbassiamo la velocità. Andiamo in production e ci prendiamo un destroyer del 36 e gli mettiamo sopra un torpedo, una light battery e un modulo di livello 1 per cortesia. 7,70. 7,70. 7,70 perché? Va bene. Ci piace 7,70. Mi pare che eravamo arrivati. Siamo. Cioè, 7,70 perché? Perché esattamente 7,60? 6,80. No, io, è vero, lo giocavo così. Lo giocavo con un torpedo. Sì, sì, lo giocavo un po' più pesante. DD sozzone. E Fermi tutti. Ve lo dico io perché costava di più. Perché era questo. Perfetto, giochiamo con l'Early. Questo serve, ragazzi, per chi insomma è nuovo del gioco, ad avere una serie di destroyer che sono carne da macello. Cioè sono praticamente dei bersagli mobili della nostra flotta, estremamente economici, perché costano 670 punti, quindi li possiamo fare a profusione, che serviranno per assorbire gran parte dei colpi delle navi nemiche. E se viene distrutto, chi se ne frega, perché costa davvero poco. Quindi avremo tanti destroyer tozzoni, che costano poco, che ci permetteranno di proteggere le nostre navi più grandi, quindi le nostre battleship, le nostre carrier, le nostre heavy cruiser e quant'altro. Quindi sono estremamente importanti, diciamo, in una flotta. È un piccolo escamotage che è estremamente funzionale. Quindi aspettiamo, insomma, di fare questo. Ok,
Vai, ci finiamo queste e poi pensiamo alle navi un pochino più grandi. Ok, rimettiamo tutto. Ottimo. Guarda, attacca pure tu. Cerchiamo di farli avanzare. Andiamo a velocità 5. Qui stiamo perdendo malamente. Oh, non me lo sarei mai aspettato, raga. Portiamoci un tank leggero. Cioè, portiamoci tank. Vai, porta i tank. Però i tank io li voglio mettere a un altro ragazzo. Mi serve un Panzer Leader. Ce l'abbiamo un Panzer Leader? Posso cercare Panzer? Dai, su, non mi fa cercare le cose. Ah, vediamo un po'. Infantry Leader. Attento. Tu non mi pare che sei un Panzer Leader, vero? All Guard, Carrier. No, non sei un Panzer Leader. Dai, cavolo. Oh, Giuseppe, è lui. Formazione. Il nostro Panzer Leader? Sei tu? Sei tu. Pronto, signore. Sei tu il nostro Panzer Leader, va bene. Quindi per cortesia atterra, proda qui. Pronto. Qui abbiamo sbloccato un tratto per Guerrilla Fighter, ma non mi interessa questo tratto al momento. Pronto, signore. Allora facciamo questo, va? Attacchiamolo così. Avanzate. Vai. Sì, quella missione la voglio provare a fallire. 114 giorni. Allora, i miei carri sono arrivati? No, stanno arrivando. Certo, questi carri sono una pena. Hanno pietà e misericordia. Pronto, però comunque sono dei carri, quindi ce li teniamo così come sono. Sicuramente faranno il loro. Un po' di meccanizzati più che altro perché hanno un po' di breakthrough getter. È una merda. Fanno veramente schifo questi carri, va bene. E... però questi ci abbiamo, questi ci teniamo. E comunque iniziamo a formare un po' di Panzer Leader a questo generale. Vai, abbiamo sbloccato una nuova ricerca. Andiamo con Mechanical Computing, che ci dà velocità di ricerca più 4%. Abbiamo sbloccato il Power Plant interni. E questo mi piace. E dobbiamo fare dobbiamo fare una ricerca che non ho fatto. Però possiamo fare delle innovazioni. Qua ci prendiamo lo slot di ricerca. Qua mi dai due militari. Qua mi dai altri due militari. Queste ancora non le possiamo fare. Quindi ci dobbiamo concentrare su questo ramo che dobbiamo sbloccare qui. Per fare questo. Synthetic Oil Experiment. Ok. Synthetic Oil Experiment. Io andrei con... questo non è male. Regular Innovation ci dà anche dei consumer goods meno 5%. Poi dopo. Quindi facciamola. Facciamola perché è molto importante. Quanto ci abbiamo adesso di consumer goods? 10. Un botto. Ok, qua siamo passati. Quindi continua. E fatemi vedere però qual è il la parte che non devo prendere. Ok. Comandi. Voi andate di qua. Abbiamo problemi di supply. Ragazzi, qua non riusciamo a passare. Andiamo. Ma è assurdo. Non riusciamo a passare. Questa cosa è meravigliosa. Allora, possiamo cambiare delle leggi? Possiamo prendere uno staff militare? No, nessuno staff militare per ora. Continua a spingere. Lo so che abbiamo problemi di supply e infatti vorrei correre ai ripari. Ho bisogno assolutamente di lui. Non fermatevi. Quindi corri qua. Vai. Ci siamo. Possiamo tornare a velocità 5. Ok, ti sei anche ammalato. Va bene. Non fermatevi. E voglio vedere però a livello di esperienza. Ottimo, ottimo, stiamo facendo. E Panzer Leader 190. Vedete come cresce? Quindi poi qua avremo un giovane amico che ci permetterà di poter vincere. No, sul telefono non lo posso sentire perché sto facendo il mio video sull'Italia. Quindi non voglio assolutamente nessun tipo di rottura di scatole. E andiamo con l'industria concentrata, perché a me piace sempre di più. Insomma, il discorso tra industria concentrata e dispersa ne abbiamo affrontato tante volte, ma la concentrata non è propriamente il massimo in termini difensivi, però mi piace di più perché mi dà un output maggiore rispetto alla dispersa. Quindi sono abbastanza poi deciso su cosa costruire a livello di produzione. E preferisco insomma andare su questo aspetto
delle industrie. Voi andate così. E di qua adesso torniamo sempre sull'industria e andiamo su... e niente, mi continuano a chiamare. Per chi non l'avesse riconosciuta, è la suoneria di Crash Bandicoot. E andiamo a fare lei, perché a questo punto mi serve assolutamente per terminare il focus nazionale che volevo fare. 20 giorni. Ok. Andiamo con lei adesso, che mi va a dare questi Consumer Goods Factory, cioè Consumer Goods Factory sì, meno 5%, che mi aiuta, quindi potrei guadagnare un paio di fabbriche qui, arrivare magari a iniziare anche qualche cosina su un'altra regione. Ragazzi, qua non si passa, cioè, ma che cavolo. Allora, facciamo una cosa un pochino più brutale, eh. Iniziamo a utilizzare gli aerei. E punti comando li possiamo anche utilizzare. Ok. Sì, la voglio fallire, poi la conquisto. Cioè, nel senso, se riuscissi ad attaccare qui è sicuramente più semplice. 13 giorni, dai. 13 giorni. Qua abbiamo dei grossi problemi di supply. Se non ci sbrighiamo a prendere questo territorio è la fine. Formazione. È davvero la fine. Qua ci serve, abbiamo anche un airbase. Conquer Etiopia. Bene. Vediamo un po' che succede, va? Questa l'abbiamo fallita. War support. Political power with escalation increase di 1. Dobbiamo cambiare leadership. No, allora, dobbiamo cambiare leadership. Quindi devo scegliere quale focus fare. Andiamo a vedere quale mi conviene prendere. Perché posso scegliere se fare lui o struggle in Etiopia. Allora, perché con lui... Allora, io... National Balance of Power, Benigni, Italy, Benito Mussolini... Sai, start with 20%, trovare Benito Mussolini. Conspiration of Shadow. Allora, di cosa ho bisogno? Trionfo in Africa? Oppure Cospirazione delle Ombre? Trionfo in Africa è qui. Una delle due. Per fare trionfo in Africa ho bisogno del servizio militare. E qua ho bisogno di una delle tre. Però con lei posso prendere questo. Ho capito. Mentre struggle in Etiopia. Meno 3% di stabilità. Però qua posso fare questo. Mi sembra più adatto. Decisamente sì. Finiamo quel focus. E ora posso combattere in tranquillità, no? Bene. Ora posso combattere in tranquillità. In questo modo. Vai. La guerra civile ovviamente è iniziata. Facciamo questo e questo. Vai. E nuova ricerca. Ma io andrei con Improved Machine Tools. Allora ragazzi, visto che siamo riusciti a sbloccare un focus, insomma siamo riusciti a fare un pezzettino, io direi che questa puntata può finire qua, così io mi documento e magari nella prossima puntata vi darò anche qualche info in più. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.